Sì, oggi qui al Polo Mattioli dell'Università di Siena abbiamo il piacere di ospitare il segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini per un incontro con tutti i delegati provinciali. Abbiamo aderito volentieri alla richiesta che ci è stata fatta dal sindacato di poter ospitare questo incontro qui all'Università di Siena anche per testimoniare la vicinanza del nostro Ateneo al mondo dei lavoratori. Ci fa particolarmente piacere che il segretario abbia scelto Siena per questo incontro che rappresenta anche la volontà di condividere le politiche del sindacato con tutti i lavoratori e con tutti i loro rappresentanti. Vorrei aggiungere a questo anche il piacere che negli ultimi giorni c'è stata un'enfasi particolare al tema del cambiamento climatico. Questa è la settimana dedicata al cambiamento climatico e qui all'Università di Siena, una settimana che si concluderà tra l'altro con la notte dei ricercatori, e ci fa molto piacere percepire che l'intero mondo del sociale, compreso il mondo dei lavoratori, aderisce a questa grande mobilitazione nei confronti della protezione del clima. Noi condividiamo ciò che ha detto il Ministro, e cioè che il gruppo deve ritirare la procedura di cessione che è aperta e deve risedersi al tavolo a partire dagli accordi che erano stati firmati a ottobre, che prevedevano investimenti nel nostro Paese. E credo che sia importante che la multinazionale abbia questo elemento di saggezza, perché quello che noi stiamo proponendo è il modo di permettere alla multinazionale di chiarire quali sono le sue intenzioni non solo su Napoli ma su tutta Italia e su tutto il mercato europeo. E dall'altra parte il governo è giusto che svolga la funzione di difesa e di rafforzamento della nostra industria. Quindi c'è il pieno sostegno della CGIL ma anche di CISL e UIL, della battaglia e della lotta che i lavoratori del gruppo hanno aperto, e noi saremo presenti anche alla manifestazione nazionale del 4 di ottobre a Roma proprio per dare anche il segno del sostegno di questa lotta e di questa battaglia, e ci auguriamo che la multinazionale si renda conto e che cambi sostanzialmente la sua posizione. Tante testimonianze oggi in questa conferenza, che cosa le è sembrato sulla situazione lavorativa a Siena? Beh, credo che stia emergendo che anche a Siena e in Italia i problemi sono molto uguali al resto d'Italia, cioè una precarietà nel lavoro non più accettabile, un sistema degli appalti, dei subappalti, dei sottoappalti ormai trasversale che riguarda tutti i settori, che sta peggiorando la condizione di vita e di lavoro e anche della sicurezza, che va cambiata, e dentro questo schema credo che emerga anche da questa assemblea la necessità di un cambiamento delle politiche economiche e sociali, sia per creare lavoro con diritti e lavoro stabile, sia per aumentare i salari e le pensioni dei cittadini e dei lavoratori italiani. Si sta concludendosi il periodo del piano di risanamento di Banca Montepaschi, che ha comportato anche 5.000 esuberi. Cosa dovrebbe succedere secondo lei, visto che il Tesoro è ancora maggioranza dell'azionariato? Beh, su questo credo che nell'assemblea c'è stato un intervento molto preciso anche di un rappresentante dei lavoratori, che ha indicato con precisione. Oggi quella è una banca controllata al 70% in realtà dal pubblico e dal governo, e quindi io credo che qualsiasi discussione deve essere una discussione di come si rafforza il ruolo di quella banca. Quindi noi non siamo d'accordo né a spezzatini né a altre cose particolari, e credo che sia impegno in questo caso di chi ha il controllo della maggioranza di lavorare perché ci sia la possibilità di un rilancio vero non solo del Monte Paschi, ma in realtà c'è un problema più generale che riguarda anche la qualità e lo sviluppo del sistema bancario di credito nel nostro Paese, e c'è la necessità, come abbiamo chiesto al Governo, di aprire una discussione in tutta Italia per definire un piano straordinario di investimenti pubblici, e quindi anche di quali strumenti di sostegno servono anche nel rapporto col credito, perché se non c'è un rilancio degli investimenti pubblici e privati non si crea lavoro né si è in grado di cambiare il modello di sviluppo esigenza oggi sotto gli occhi di tutti. La legge di stabilità per noi deve agire sul fisco, e per noi un primo tema è ridurre la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati. Deve aumentare il netto in busta paga per i lavoratori e per i pensionati.
Secondo, bisogna riordinare tutta la materia fiscale, ci sono troppe leggi fatte male che favoriscono in realtà anche un'evasione, poi bisogna aprire una lotta senza quartieri all'evasione fiscale, recuperando lì le risorse che servono per rilanciare l'Europa. Poi c'è il problema l'Italia in Europa, poi c'è il problema del rinnovo dei contratti nazionali, sia pubblici che privati, e c'è il tema che riguarda il Mezzogiorno e il Sud, perché oggi investire nel Mezzogiorno, investire sulle infrastrutture sociali e materiali vuol dire rilanciare l'economia di tutto il Paese. Noi vogliamo cambiare perché vogliamo fare in modo che tutti quelli che lavorano hanno gli stessi diritti e le stesse tutele. E quindi per quello che ci riguarda la lotta alla precarietà e l'affermazione di un nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori è il punto di fondo. E in questo naturalmente abbiamo bisogno che anche il sindacato cambi. Non condivido la cosa che lei diceva, il problema non è Pontida, perché come si è visto nel nostro paese può anche succedere che ci sia un governo come c'è stato giallo-verde che ha preso dei voti e le piazze del sindacato unitariamente si sono riempite anche di lavoratori che avevano votato il governo per le cose che non vanno. Quindi per il sindacato, oltre a migliorare il proprio rapporto con tutti, c'è bisogno che il sindacato mantenga, come ha fatto fino ad ora, la sua autonomia. Noi non abbiamo governi amici o nemici, noi abbiamo governi che giudichiamo per quello che fanno. Senta, e questo credo che sia il punto di forza del movimento sindacale italiano. I ricercatori sono i veri protagonisti della notte dei ricercatori, sono loro che faranno vedere ai cittadini e racconteranno ai cittadini l'importanza delle loro ricerche, e sono loro che in qualche modo noi ci sentiamo il dovere di celebrare, perché il loro impegno, il loro entusiasmo, la loro competenza è ciò che muove l'innovazione, e l'innovazione è ciò che muove lo sviluppo sociale della nostra comunità. Bright è cresciuto, sta crescendo, cresce ogni anno, siamo arrivati all'ottava edizione, cresce nel numero dei ricercatori che partecipano, cresce nel numero dei soggetti istituzionali e degli sponsor che contribuiscono a renderlo possibile, cresce soprattutto nel numero dei visitatori che ogni anno, dai più piccini ai più grandi, che ogni anno visitano i nostri ricercatori, parlano con loro e in qualche modo sanciscono il successo di questa iniziativa. Una novità della quale devo innanzitutto ringraziare l'assessore Pugliese, che è stata la promotrice di questa iniziativa, un coinvolgimento delle contrade, per questo ringrazio anche il magistrato delle contrade, per creare un evento aspettando la luna in contrada, definiamolo così, in tre giorni, che coinvolge un artista o dei gruppi di artisti, anche di piccoli artisti delle contrade, che durante questi giorni apriranno degli spazi dove verranno esposte delle opere. Noi siamo molto contenti di accompagnare questa iniziativa ormai da qualche anno, siamo in sintonia, diciamo, con questo tipo di iniziative che segnalano la necessità di un futuro basato appunto su novità, ricerca, studio e impegno. Questa organizzazione da parte dell'Università di Siena si articola in tante belle iniziative ed è il segno della dinamicità, diciamo, dell'Università di Siena, che oggi, pur essendo l'università di una piccola città, è una grande università che produce risultati molto importanti a livello di ricerca. Quindi l'enfatizzare questo, rendere noto quanto è importante l'università per Siena e la ricerca per l'Università di Siena, credo che sia qualcosa che merita l'appoggio di un'azienda come Estra, che della ricerca, dell'innovazione, delle start-up che noi faremo e così via, ha fatto un segno distintivo della propria condotta. Innanzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori e gli spettatori di Canale 3 TV, è sempre un piacere essere nelle vostre onde. Sì, Chigimola è il nuovo progetto dell'Accademia Chigiana, è un progetto particolarmente ambizioso, particolarmente innovativo, anzi direi unico nel panorama non solo nazionale ma internazionale. Sono due grandi accademie che si incontrano e decidono di mettere assieme le proprie risorse, la propria storia, anche il proprio percorso, e di fare un nuovo progetto, di creare un nuovo progetto inedito per il nostro paese, ovvero Chigimola.
che è l'insieme, la parola lo dice, dell'Accademia Chigiana e dell'Accademia Pianistica Incontri col Maestro di Imola. Perché è importante questo? Perché oggi credo che mettere insieme le risorse voglia dire superare le problematiche della divisione del sapere, superare le problematiche della divisione in compartimenti stagni anche dell'operatività, la Chigiana da una parte, Imola dall'altra, così come altre istituzioni, naturalmente ognuno guarda verso il proprio, diciamo, piccolo settore. Invece mettersi insieme vuol dire fare sistema, creare delle nuove strategie e soprattutto fare dei programmi che altrimenti sarebbero impossibili. E queste due grandi accademie, mettendosi insieme, hanno realizzato una stagione meravigliosa, perché ci saranno concerti, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, convegni, incontri, insomma tanta attività che inonderà letteralmente Siena di musica, anche Imola naturalmente, ma noi per quanto riguarda Siena ci ritroveremo una straordinaria invasione musicale che si affiancherà ovviamente alle altre proposte della Chigiana, come For Organs, come naturalmente la stagione Micat in Vertice, che faranno dell'inverno della Chigiana un inverno straordinariamente sonoro, bellissimo, pieno di manifestazioni, di concerti, ma anche di altri momenti in cui parlare e raccontare la musica. Maestro, siamo a settembre, facciamo anche un po' un punto del successo strepitoso. Ogni aggettivo è poco per raccontare cosa è successo quest'estate. Vogliamo un po' ripercorrerlo? Sì, la Chigiana credo che sia in un momento particolarmente felice, un po' perché ha guardato avanti, e guardare avanti oggi significa poter innovare, poter trasformare e poter anche rendere migliore la nostra vita e il nostro tempo, il nostro mondo, diciamo, il nostro vivere quotidiano. Quest'estate la Chigiana ha presentato un festival che ha parlato il linguaggio dell'oggi, cioè il tema della natura, che è stato scelto come tema, diciamo, dominante del festival. Ha fatto capire che non esiste soltanto un problema di inquinamento generale dell'atmosfera, del mondo in cui viviamo, una desertificazione di intere zone naturali, ma che esiste un'ecologia del suono, che esiste un inquinamento acustico. Ecco, abbiamo parlato attraverso la musica di un tema importante che è sotto gli occhi di tutti, lo vediamo anche in questi giorni. Esiste un problema di progressiva, come possiamo dire, progressivo deterioramento anche del mondo sonoro. Dalla pastorale di Beethoven agli ecosistemi sonori dell'Amazzonia, abbiamo esplorato il mondo del suono, della musica e della natura a 360 gradi. E penso ad esempio a come sia stato in qualche maniera importante ascoltare insieme a David Monacchi, che ci ha parlato la testimonianza di quelle sue esplorazioni nel mondo, nelle foreste amazzoniche, negli ecosistemi sonori dell'Amazzonia, pochi giorni prima dell'immane tragedia dei roghi dell'Amazzonia. Ecco, la musica parla del presente, la musica non è soltanto intrattenimento, non è soltanto svago, anzi è un modo di farci capire che la nostra vita e la nostra realtà può essere migliore se conosciamo, se partecipiamo alla musica, se condividiamo anche l'ascolto della musica. E l'offerta della Chigiana è stata straordinaria, non solo perché è stata un'offerta di altissimo livello, ma perché ha ribadito, affermato e, se vogliamo, consolidato il fatto, il fenomeno straordinario di un festival che è un festival di creatività, di produzione, dove i giovani incontrano i grandissimi musicisti di oggi. E qui a Siena, in questa città, in una sorta di microcosmo straordinario, ma vorrei dire meglio di hub, che appartiene a tutto il mondo, alla comunità internazionale, ecco, questo è diventato un hub di creazione e di produzione, dove le migliori energie, i migliori fermenti della musica d'oggi si incontrano con i grandi musicisti di questo nostro tempo, di questo nostro secolo. Avere con noi Daniele Gatti, Lilia Zilberstein, Boris Belkin, David Geringas, Antonio Meneses, Marelenco e Lungo, David Krakauer, anche i più innovativi, Stefano Battaglia, Ernst Reisiger. Ecco, avere questo grande esempio, questi grandi maestri che ci portano la loro straordinaria capacità musicale, il loro straordinario, come possiamo dire, talento musicale, ma il fatto che sono i più grandi musicisti di oggi che vengono qui a suonare, ma al tempo stesso anche insegnano
e si mettono assieme con grandissima semplicità, con grandissima umiltà ai ragazzi, ai giovani talenti provenienti da oltre 50 paesi del mondo che fanno musica qui a Siena e lo fanno a un livello altissimo. Ecco, questo è possibile solo grazie, direi, al fattore Chigiana. Non c'è neanche il tempo di fermarsi per capire il perché di questa crisi interna, di questo tabù all'Artemio Franchi, 5 sconfitte consecutive in partite ufficiali e un successo che manca da 5 mesi, che rappresenta sicuramente un unicum nella storia del calcio bianconero. Con la Pro Patria si è registrato un netto passo indietro dopo la vittoria di Lecco, i cambi di Dal Canto sia all'inizio che a gara in corso non hanno dato l'effetto sperato. In questa situazione difficile allora ben venga a sfidare la più forte della classe, la corazzata Monza di Berlusconi e Galliani, che per adesso le ha vinte tutte, è 9 punti più in alto della Robur e presenta due ex, in porta Eugenio Lamanna e in attacco Ettore Gliozzi, anche se partirà dalla panchina visto che ha davanti giocatori del calibro di Marchi, Brighenti e Finotto che hanno fatto tutti la Serie B. Il Siena però recupera a sorpresa Vassallo, che oggi si è allenato col gruppo nella rifinitura dell'acqua calda. La squadra è già partita per la Brianza, 24 i convocati, all'appello mancano Campagnacci infortunato, Argento, De Santis e Brumat. Le parole del mister alla vigilia di Monza-Siena, fisco l'inizio domani sera alle 20.45. Turno infrasettimanale impegnativo perché giochiamo contro una squadra d'alto livello, però andiamo a giocarci la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Al di là del momento che attraversiamo, positivo o negativo che sia, ecco, questo non è una cosa che deve influire, perché tanto il calcio è fatto di una partita alla volta e quella successiva ti dà sempre la possibilità di rimediare a quello che non hai fatto bene o di confermare quello che abbiamo fatto bene, quindi andiamo avanti. La tipologia di squadra che andiamo ad affrontare è esattamente l'opposto di quella che abbiamo affrontato domenica, quindi è tutta palla a terra, è tutta gioco in profondità, è tutta manovra, quindi verrà fuori sicuramente un altro tipo di partita. Sappiamo che giochiamo contro una squadra forte, ma non andiamo là a fare le comparse indipendentemente da quello che abbiamo fatto con la Pro Patria. Non c'è tanto né da parlare né da far tanti calcoli. Oggi ci dobbiamo preoccupare di fare le cose meglio che possiamo, fiduciosi che prima o dopo il risultato ci dia ragione. Ora abbiamo cambiato, tra virgolette, il sistema di gioco, nel senso che giochiamo con 3 difensori dove sono, secondo me, tutti discretamente affidabili nella caratteristica per il ruolo in sé che ricoprono. Arriverà, ritornerà pure il tempo per Mirko, ma come non ho levato Gerli per demerito, come non ho levato Panizzi per demerito, ci sono 3 partite, dopo avremo fra una settimana il turno di Coppa Italia, dopo il turno di Coppa Italia c'è l'altra infrasettimanale, se no è una storia che non c'ha mai fine, ma io lo so come funziona, quindi non sto là a darvi tante spiegazioni, perché l'anno scorso non cambiavo mai, perché non cambiavo mai, ora perché cambio, vado avanti per quello che devo fare. Domani dobbiamo tentare di fare una partita giusta, indipendentemente da come andiamo in campo. Io credo che questa squadra qua per caratteristiche possa fare sia uno che l'altro, lo dissi già in conferenza prima della Pro Patria, perché abbiamo dei giocatori che si sposano bene in un modo e dei giocatori che si sposano bene nell'altro, ma a seconda dell'esigenza che ci abbiamo non vedo un grande problema, perché se io chiedessi 10 giocate a memoria per modulo metterei in confusione un calciatore, siccome andiamo per principi di gioco che la squadra ha assimilato velocissimamente, perché a Lecco abbiamo fatto una buona gara, ma l'abbiamo fatta pure domenica per quel che è il contesto che è venuto fuori, nel senso che ora la Pro Patria ha fatto giocare male la Juventus, il Monza, e ora che noi pensavamo di venisse qua dopo un quarto d'ora di maramaldeggiare, non me lo aspettavo, avevo detto prima che sarebbe venuta fuori una partita chiusa e difficile, però la squadra secondo me ha prodotto discretamente davanti, ha concesso qualcosa in più perché ha commesso qualche errore nel palleggio, è comunque un modulo che col tempo dovremmo affinare, però non lo vedo oggi un problema, come dopo la partita di Lecco non ero che dormivo su 6 guanciali perché abbiamo vinto giocando a 3, non penso che questa sia la soluzione ai nostri problemi, i problemi vanno risolti con la costanza e con la convinzione che il lavoro che stiamo facendo sia la strada giusta, ecco, il resto sono dei correttivi che non credo che tolgano il sonno ai giocatori. Come ADF abbiamo chiesto, tramite anche il sindaco che ci aveva
fatto partecipi di questa esigenza, noi l'abbiamo sposata, che il nostro soggetto privato Ascià sponsorizzasse la Virtus. Questo è stato fatto con enorme soddisfazione di tutti, devo dire, un contratto triennale che dà stabilità finanziaria alla squadra e grandi opportunità. Noi siamo stati, diciamo, un veicolo perché riteniamo che la politica di reinsediamento territoriale di ADF e del nostro socio privato che fornisce servizi a livello nazionale e internazionale possa dare quel percorso e quello slancio, quel successo per avere una stagione, come dire, molto positiva per la Virtus. Acea crede molto in questa vicinanza al territorio, crede molto in questa compenetrazione che ci permette di essere vicini appunto al territorio non soltanto per il servizio che noi svolgiamo, che è il servizio politico integrato, ma anche attraverso altre manifestazioni. Oggi si è parlato di Virtus, spero che si possano avere tante altre occasioni di far comprendere che Acea, che è un grande gruppo industriale, il quarto in Europa, il primo in Italia nel settore idrico, possa definitivamente essere veramente il partner che accompagna i territori nella loro crescita, nel loro sviluppo. Una buona serata a tutti, un saluto dalla sala meteo del Consorzio Lamma. Alle mie spalle potete osservare la carta delle precipitazioni previste per la giornata di domani. È previsto il transito di una moderata perturbazione che porterà qualche pioggia, lo vedete anche sulla nostra regione. La previsione quindi per la giornata di domani vede un cielo molto nuvoloso sulle zone centro-settentrionali, in particolare a ridosso dei rilievi appenninici, con possibilità di piogge sparse già dal mattino, in particolare sul nord-ovest inizialmente. Sul centro-sud invece va meglio, avremo un cielo parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio non cambia molto la situazione, ancora possibilità di qualche pioggia a ridosso dei rilievi settentrionali, schiarite invece sulla costa centro-meridionale. I venti soffieranno dai quadranti occidentali, in particolare sud-ovest e sul settore centrale, con dei rinforzi sul litorale livornese. Il mare sarà mosso, anche molto mosso. Le temperature in aumento nei valori minimi, le massime invece caleranno di 2-3 gradi. Uno sguardo anche alla giornata di giovedì, il tempo torna a migliorare decisamente, cielo prevalenza poco nuvoloso con degli addensamenti anche a tratti consistenti sulle zone più interne, poi in dissolvimento nel corso del pomeriggio. Le temperature calano questa volta nei valori minimi, tornano ad aumentare invece le massime dei 2-3 gradi. È tutto per oggi, grazie per l'attenzione.